Buonasera. Due soli, accidenti. Guardate qua che roba. Due soli. E presto insieme a Un passo dal cielo, ma in realtà non è la prima volta che recitate insieme perché avete già condiviso Doc nelle tue mani. Vediamo il composite di loro due, così li ricordiamo dietro un camice bianco. Ecco sì. Ecco, due figure delle quali... All'inizio ho fatto fatica a fidarmi anche di te, cara signorina. Ah, sì, Sì, non mi era molto chiaro il tuo ruolo, l'ho scoperto piano piano. Mm-hmm. Di te ancora, non so, mi è rimasta la domanda. Mi sono redento, dai, verso il finale. Sì, vabbè. Dai. D'accordo. Bravo ragazzo, Damiano. Ma parliamo di Un passo dal cielo, settima stagione, grandissimo successo, una fiction che va benissimo. Avete girato luoghi favolosi, meravigliosi. Continuiamo a raccontare la bellezza dell'Italia, delle Dolomiti, che forse sono, no, tra le montagne più belle, forse anche al mondo. E di questi personaggi che sono un po' custodi di questa bellezza, di questo mistero che sono queste montagne, che è questa natura che ci circonda. Abbiamo l'uomo della natura, Nathan. L'uomo degli orsi. Mm-hmm. Una new entry, sì. Molto vigorosa, ma il tuo personaggio lo raccontiamo tra poco. Prima voglio stare su di lei, perché lei prende le redini di questa stagione. Quindi riepiloghiamo, andiamo a vedere il finale, come si è conclusa la sesta, e poi scopriamo i nuovi personaggi in arrivo. Ciao Manu. Credevo fossi in partenza. Volevo solo restituirti questa. Non dimenticarla. E soprattutto non avere paura. Tutto qui. Ci salutiamo così. Sono un po' come te. Non mi piacciono gli addii. Manuela quest'anno, mi sa, rispetto all'ultima. È cambiato sicuramente il cavallo. È cambiato il cavallo perché quest'anno guido una moto. Caspita! Sì. Sì, sì, sei tornata con una grande grinta, una grande personalità, un ruolo molto preciso. Mm-hmm. E solo che avevi appena partorito il terzo figlio quando sono iniziate le riprese. Come hai fatto? Sì. Come ho fatto? Non lo so. Ma diciamo che ho iniziato praticamente 25 giorni dopo. Forse perché, essendo il terzo figlio, tante cose un po' le avevo già sperimentate, quindi un po' sapevo come muovermi, un po' ho chiesto aiuto. Certo. Una cosa che all'inizio mi era un po' difficile da fare, no? Hai chiesto aiuto anche a me. Ho chiesto aiuto anche a lui, anche perché... Ho fatto il babysitter per vari giorni, voglio dire, a Caterina e Pietro, però. Perché lui ha... Cioè, voglio dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ha una cagnolina stupenda che si chiama Nata. E che naturalmente intratteneva i miei figli, quindi diciamo che le lunghe passeggiate con Nata... Quindi quando Caterina e Pietro annunciavano «Mamma, possiamo giocare con Nata?», lei mi guardava come a dire «Vai a giocare con Caterina e Pietro, andiamo a giocare con Caterina e Pietro e Nata». Aveva un mese il tuo bambino quando è iniziato? Aveva un mese, sì, è venuta tutta la famiglia su in montagna, siamo stati benissimo, super accolti. Come ti sei regolata con le pappe? I grandi sono andati... No, io ancora lo allattavo. Appunto. Oltretutto. E, guarda, c'era un assistente, diciamo, runner che si chiama Simone, che ne colgo l'occasione anche per salutarlo, che è stato veramente fondamentale perché durante le pause pranzo io stavo in camerino, tiravo il latte e poi lui si faceva un'ora di macchina per andare dalla tata a dargli il latte. Quindi, brava, insomma, ci sono stati dei sacrifici, però, aiuto. Però alla fine, giorno per giorno, brava. Giorno per giorno. Invece tu hai una vena artistica, cantautorale, si dice, questa parola ti piace? Mi piace, sì, senza scomodare cantautori, diciamo, autentici, però sì, mi piace molto. Quindi scrivi ovviamente canzoni, giri videoclip, ne vediamo uno? Vai. Bicicletta si intitola, lo ascoltiamo anche? Eh?
prendo la bicicletta e vengo da te. Il governo dice puoi uscire dal comune. Un gin tonic, una chiacchiera con te. Sono un cantastorie, diciamo, per quello. Io, le mie canzoni partono in maniera scontata dall'amore, dall'idea dell'amore, che è un amore ovviamente per l'altra o per l'altro, e per la figura dell'amore intesa come coppia, ma anche per l'amore per se stessi. Cioè, questa canzone, quando dice vorrei essere un padre ideale, un uomo speciale, io lo intendo, dico, anche se non ci conosciamo, non sappiamo chi siamo, intesa sia appunto non conosco chi avrò dall'altra parte, ma sostanzialmente è un continuo scoprirmi, è un continuo ricercarmi. Quindi questa canzone parla sì dell'amore intesa proprio appunto come amore ideale di coppia, ma anche un amore per se stessi, che è una ricerca continua secondo me nella nostra vita. Ho voluto darvi un po' un quadro di questi due ragazzi pieni di passione, proprio perché possiate apprezzare ancora di più il lavoro che presto andrà in onda su Rai 1 il 30 marzo. Vi mostro un'anticipazione di Un passo dal cielo. Quindi tu vuoi stare in una stanza di 2 metri per 2 per i prossimi 30 anni? Perché è questo che ti succederà con un'accusa di omicidio. È vero. Conoscevo Marika. Ah, allora sai parlare. Certo. Solo che non voglio parlare con voi. È inutile parlare con le persone, no? Come facevi a conoscerla? Ci siamo conosciuti per caso 3 mesi fa, proprio in quella grotta. Diceva che nella sua vita di animali ne aveva visti tanti, ma che di me non aveva paura. In fondo anche tu non hai avuto paura di me nel bosco, no? Che c'entra il passo? Qualcuno sta avvelenando l'acqua. Marika mi stava aiutando a capire chi. Sua madre è morta avvelenata per quella roba, per colpa di un tumore al rene. A quanto ne so, quella roba veniva usata nell'industria in pianura. Allora com'è che stava qui? Marika credeva che avessero pagato della gente per portare fanghi e la terra contaminata lontana dalle loro fabbriche. E chi l'avrebbe portata qui? Luciano Paron, un allevatore della zona. Il bello di questa serie, che credo sia l'unica in Italia, è quello di parlare di temi così importanti, sì, di ecologia, di parlare di ambiente. E grazie alla figura di Nathan, che è un uomo che ha vissuto, no, contatto con quest'ambiente, e a noi che cerchiamo di difenderlo per altri aspetti, penso che è interessante scoprire. Raccontaci di Nathan. Eccoci. Nathan è l'uomo degli orsi. Viene definito così un po' per il suo, diciamo, essere molto schivo. Appunto, Vincenzo e Umber lo definiranno così. Ti sei dovuto allenare. Mi sono dovuto molto allenare, sì. Spaccare la legna. Mi hanno messo a dura prova. L'arco. È stato un percorso bellissimo. Forse è la cosa più faticosa che io abbia mai fatto nel mio lavoro, perché è stata una preparazione appunto seguita dagli stuntman, seguita da un preparatore atletico che mi ha fatto fare proprio queste cose nello specifico. È l'uomo degli orsi perché i primi 5 anni di vita di Nathan restano un mistero, lo ritrovano bambino, sporco, un po' alla Mowgli, non si sa come sia cresciuto, chi lo abbia cresciuto. Verrà dato a una famiglia affidataria, a 20 anni ci sarà un episodio scatenante che sarà poi quello che porterà lo sviluppo di tutto l'intero personaggio. E lui appunto difende la natura in cui vive. Beh, lui è proprio l'emblema forse della natura in questa serie, perché... Anche perché settimana scorsa c'era qui Giorgio Marchesi, che lo sappiamo, che l'abbiamo visto, è la controparte, il Paron che citava lui poco fa, che farà il cattivo in questa che farà il stagione. Cattivo e diciamo insieme Nathan e Manuela si troveranno anche a regalare ciascuno dell'altro. Perché diciamo che Nathan sì, vive nella natura, però è un po' diffidente dall'uomo. Quindi Manuela gli ricorda di riavere fiducia nell'essere umano. E allo stesso tempo lui conosce tutto, cioè ha i sensi super sviluppati, no? Sì, ha sviluppato appunto un istinto animalesco che insieme all'istinto invece di Manuela sarà utile per farà le indagini. Un gioco di coppia perfetto.
A proposito, mi dicono che ti sei cimentato anche con un vero uomo della natura. Con un vero orso? Sì. Mauro Corona? No, ti prego, non mi mettete in mezzo a questa cosa, per cortesia, non me lo fa... Cioè... No! Perché io lo imito, allora, mi piace... Mi avranno detto male. No, ti prego. La bella terra, la nostra madre terra, quella roba là che noi vediamo e scopriamo tutti i giorni. Beh, lui va bene. Chi è l'emblema? Non lo sapevo, sapessi fare anche l'indicazione. Lui è un grande vero, dai. Lui veramente alla terra ci tiene tanto, un grande. Infatti, bravo lui, complimenti. E ho letto anche una tua intervista proprio sul tema dell'ambiente e la difesa delle Dolomiti, perché voi girate a San Vito di Cadore, se non sbaglio. Sì. Avete sempre queste location ad alta quota, proprio a un passo dal cielo. Il tuo personaggio come evolve in questa stagione, a parte il ruolo che interpreta? C'è qualcosa in sospeso? Evolve perché sicuramente Manuela ha... torna intanto con un'indipendenza acquisita che aveva tanto desiderato, però entrerà in questa nuova stagione con un segreto, quindi dovrà assumersi le sue responsabilità, quindi decide di crescere e adesso quando si diventa adulti bisogna anche assumersi le responsabilità e vedremo come cercherà di portare avanti questo segreto. Ce la farà, anche perché voglio dire, chi meglio di Giusy può interpretare una che si è presa delle responsabilità? No, voglio dire, allora io adesso voglio ritornare su quella cosa, mi sono messo in mezzo prima. Noi avevamo l'esempio di una super donna, veramente, di un super Saiyan, perché allora noi facevamo degli orari, perché questo lavoro è bene che si dica a degli orari ovviamente massacranti, e quella piccola ora di pausa lei la passava... A fare la mamma. A fare la mamma in tutto e per tutto. Per cui noi eravamo degli zombie che camminavamo. Beh, invece c'era lei che andava da una parte all'altra. In questi ultimi mesi. Un esempio. Dopo 10 anni, una triennale in 10 anni. Non è che adesso diciamo pure la laurea, ci ho messo un po'. Ti sei sposata, hai avuto 3 bambini, hai fatto un sacco di fiction, ragazzi. Io dico sempre tutto male. Modesta, in bocca al lupo per questa stagione che è un passo dal cielo per la vostra vita e i vostri sogni. Grazie. Noi se volete ci vediamo domenica prossima. Ciao, ciao l'eredità.